Tutte bellissime le 11 aspiranti Miss che hanno sfilato in passerella nella terza edizione di Miss Carnevale a Massafra. Tre le uscite per gli aspiranti Miss, tra cui ovviamente quella in costume. In piazza Vittorio Emanuele la kermesse all'insegna della bellezza, presentata dalla giornalista di Telenorba Maria Liuzzi, ha dato il via alla 55esima edizione del Carnevale massafrese. Ad aggiudicarsi la fascia di Miss Carnevale di Massafra 2008 è stata Emanuela Caputo, 18enne di Paraggiano. A te piace il palcoscenico? Sì, tantissimo. Che vuoi fare da grande? Ancora non lo so precisamente, però l'ambito della moda mi affascina tantissimo. La vincitrice parteciperà di diritto alla finale nazionale del concorso di talento e bellezza della Federazione Italiana Carnevali che si svolgerà a Villa Literno in provincia di Caserta il 15 e il 16 febbraio prossimi. La serata è stata lietata da diversi momenti di spettacolo, attrattiva tutta al femminile, il presidente della giuria Giorgio Alfieri, tra i tronisti più amati della trasmissione Uomini e Donne. Intanto cresce l'attesa nella cittadina della provincia ionica per domenica e martedì prossimi in occasione delle sfilate dei 12 carri allegorici accompagnati da 4 gruppi mascherati. A Massafra il carnevale si conferma un appuntamento attesissimo con la città che per oltre 10 giorni ospiterà tantissime iniziative per grandi e piccini, tutte come vuole la festa più allegra dell'anno, all'insegna del divertimento e della spensieratezza.